mi prende forte, 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 poi gioca forte, 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 mi ama forte, 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 mi piace forte, 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 21 gradi, io sono il prof, la temperatura ideale, siamo su Radio Cantù e adesso la linea va al nostro Edoardo Paola con Red Carpet. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Red Carpet. Lunedì 5 luglio ci è stata comunicata una di quelle notizie che mai avremmo voluto ricevere e che soprattutto nessuno si aspettava. L'annuncio della morte di Raffaella Carrà, che ha lasciato l'Italia intera sotto shock. Sì, perché Raffaella Carrà fa parte di quei personaggi entrati nel mito e che hanno caratterizzato la storia del costume italiano, attraversando mode ed epoche televisive diverse e diventando icone trasversali. Infatti Raffaella Carrà era amata dai giovani e dai meno giovani. Raffaella era per tutti una persona di famiglia, ma a differenza dei suoi colleghi era riuscita a mantenere intatta quell'aura magica come solo i grandi sanno fare. Raffaella ha tenuto strettamente riservata la sua vita privata, rendendo così ogni sua uscita pubblica un vero e proprio evento, e così ha voluto fino alla fine, decidendo di non rivelare il suo cattivo stato di salute per non angosciare il pubblico che tanto amava. Nata a Bologna il 18 giugno 1943, Raffaella Carrà, all'anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, esordisce giovanissima al cinema, ma il suo destino è la televisione e l'esordio avviene con Io, Agata e tu, nel quale Raffaella lancia per la prima volta il suo nuovo stile di showgirl, diverso rispetto alle colleghe dell'epoca, mea canzonissima, canzonissima del 1970, che diventa la Raffa Nazionale, la prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero. Provocatrice e rassicurante al tempo stesso, ha saputo farsi amare da tutti grazie alla sua garbata sfrontatezza, e nel 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso, merito anche del Tuca Tuca, il balletto con movenze sexy che ruppe un tabù nella Rai del 1971. Bene, adesso fermiamoci un attimo e ascoltiamo uno dei suoi successi più grandi, Fatalità. Ehi, pronto ci sei? E con te che starei? Adesso mai, se qualcosa non va, poi cambierà. Vivi oggi la vita. Due, sul filo in due, apri il cuore con me. E rivive con te la poesia delle piccole cose. Tu, ancora tu, ogni giorno di più, quando oramai io volavo più in là. Fatalità, incontrarti per via. Risponderò al primo squillo
siamo tornati, continuiamo con il nostro omaggio a Raffaella Carrà. Raffaella era stata un'icona della musica leggera, riscontrando anche grandi consensi all'estero con oltre 60 milioni di dischi venduti. I suoi anni più fortunati come cantante sono stati quelli tra il 1975 e il 1980, ottenendo consensi in tutto il mondo e diventando un vero e proprio fenomeno di esportazione della musica italiana nel mondo. Uno dei suoi successi più clamorosi fu il brano A far l'amore comincia tu, che riuscì a toccare nella sua versione inglese il nono posto della classifica dei singoli più venduti e ottenendo anche diversi dischi d'oro e di platino in tutto il mondo. E nel 1976 incide l'album Forte Forte Forte, pubblicato in 36 paesi, aggiudicandosi ancora dischi d'oro e di platino. Nel 1978 rientra in Italia dopo numerose tournée all'estero per presentare il varietà del sabato sera Ma che sera, nel quale presentava, cantava e ballava affiancata da Paolo Panelli, Bice Valore, Alighiero Noschese e Giorgio Bracardi. È particolarmente ricordata la sigla iniziale Tanti auguri, in cui Raffaella canta un inno all'amore libero e spensierato con il ritornello divenuto in poco tempo poi celeberrimo. E ancora The Guardian dice che Raffaella Carrà ha insegnato alle donne che avere il libero arbitrio in camera da letto non era affatto scandaloso, e faceva riferimento a brani come A far l'amore comincia tu e Forte Forte Forte. E gli anni 80 sono gli anni di Fantastico con il suo amato Corrado, trasmissione che aveva una media di 25 milioni di telespettatori a puntata, ma è anche un periodo in cui nasce il sodalizio professionale e sentimentale con Gianni Boncompagni, che l'accompagnerà poi per tutta la carriera. Sono anche gli anni di Pronto Raffaella, che inaugura la fascia di mezzogiorno con il gioco simbolo che chiedeva agli spettatori di indovinare il numero dei fagioli all'interno di un contenitore. Gli anni 90 sono ancora anni di grande successo con Caramba che sorpresa, dove Raffaella inventa ancora una volta un nuovo modo di fare TV, che poi è stato saccheggiato da tutti, ma nessuno è mai riuscito a toccare certe corde con la stessa sensibilità e la stessa delicatezza di Raffaella. Nel 2015 ritorna in televisione con The Voice e nel 2019 il suo ultimo programma. A raccontare comincia tu su Rai 3, una serie di interviste a personaggi, grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. E io voglio concludere questo omaggio a Raffaella Carrà con un'altra citazione dal The Guardian. Raffaella Carrà è stata una pioniera che ha aiutato le persone a vivere vite più appaganti, usando ritmi a cui nessuno che abbia sangue nelle vene può resistere. Ciao Raffaella!